Come ha detto lei, è stato fatto tutto un po' tutto di fretta, infatti non mi aspettavo l'esordio dopo un sacco di tempo, dopo quasi un anno e mezzo. È stata una grande gioia, sono molto felice. Attendevo con grande ansia e non vedevo l'ora. E quindi è stata una grande gioia, come ho detto al suo collega. Mi sento bene, ogni giorno miglioro sempre di più, mi sento sempre meglio. Mi sto allenando in un gruppo da quasi 2 mesi, dopo un anno di allenamenti individuali, diciamo, è un po' difficile l'inizio, però ogni giorno mi sento sempre meglio e lo riferisco allo staff, al preparatore, al mister, a tutti quanti, mi sento sempre meglio. Nella mia piccola carriera ho sia giocato a 4 che a 3, quindi è indifferente, o a 3 o a 4, l'importante è che si faccia bene, che non si prende gol e che si gioca con personalità, l'importante è quello. Poi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senti, tu facevi parte di quella candela con Chiesa, Castrovilli, anche Minelli che è stato qui e poi andato via. Sì. Se immaginavi magari in questo momento di stare con Chiesa, Castrovilli o comunque di vicino, perché comunque tu sei ancora e sei stato una grande promessa? Magari. Io lavoro ogni giorno per arrivare ai livelli dove sono loro. Purtroppo c'è stato questo anno di mezzo che mi ha un attimo fatto uscire dai binari, però fortunatamente mi sono rimesso in corsa. Sì, grazie al mister e alla società Teramo che ha creduto in me dopo un anno di fermo, diciamo. Quando sei lì, eravamo tutti sullo stesso piano, quindi magari non si immaginava che Chiesa avrebbe fatto quel salto, Castrovilli o chi posso dire, Sottil o Ranieri. C'erano le qualità come ce le avevamo tutti, però che ricordi ho? È sempre lo stesso. Sempre un martello, come ho detto l'altra volta, motivato, come è giusto che sia, è sempre uguale, sempre uguale.